Dopo incredibili battaglie anche portate in piazza dai cittadini e quelle politiche non meno accese in sede palermitana all'ARS, la nuova formula del piano di rete ospedaliera siciliana proposta dall'assessore Baldo Gucciardi rischia di penalizzare il pronto soccorso e i reparti connessi al presidio Piemonte. Gli accordi potrebbero non essere rispettati nonostante la legge numero 24/2015, che è stato il risultato finale di un impegno comune sociale e politico. Diversi deputati regionali dichiarano di volersi appellare alla stessa commissione sanità, visto che il piano di Gucciardi deve essere vagliato da questo organo. In pole position Santi Formica e Bernadette Grasso, entrambi di Forza Italia. Sicilia Futura, con Beppe Picciolo tramite il suo presidente onorario cardinale, scrive già al premier Renzi per ribaltare la situazione. Secondo i primi rumors, gli originari 84 posti letto ceduti dal Papardo all'IRCCS Neurolesi per l'accorpamento con il Piemonte diventerebbero addirittura 23 posti letto più 7 ipotetici di astanteria. Dove finiscono gli 8 posti letto di anestesia e rianimazione, gli 8 di cardiologia e i 6 di unità coronarica senza emodinamica? Non si capisce dove siano finiti i 4 posti letto di neurologia di urgenza fondamentali per un IRCCS di neuroscienze e i 4 posti letto per il Centro Nazionale per gli Anziani. Il polo d'eccellenza di riabilitazione e il presidio d'emergenza resterebbero decapitati da questa ghigliottina. La parlamentare Bernadette Grasso afferma, apprendo con incredulità della drastica decurtazione di posti letto effettuata, tra le altre scorribande regionali anche nei riguardi dell'IRCCS Piemonte, a cui sono particolarmente legata non solo per l'ambito di appartenenza, ma per una battaglia sostenuta con i colleghi parlamentari dell'opposizione. Posizione della maggioranza. La Grasso si rivolge alla Giunta Crocetta, che ne è stato del lungo iter parlamentare che contempla le specifiche attribuzioni per singolo settore disciplinare in sinergia con l'iniziale mission dell'IRCCS, che ne sarà dell'impegno economico fino a oggi profuso e delle iniziative già avviate a seguito della norma approvata nel 2015, quale il destino dei lavoratori che hanno optato per aderire al progetto IRCCS Piemonte, soprattutto cosa ne sarà dei cittadini, dei malati e dei loro familiari riguardo alle aspettative di salute.